SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Buonasera e benvenuti all'edizione serale del nostro notiziario. Tanti gli argomenti che andremo a trattare anche questa sera insieme, ma come sempre, prima di partire, spazio ai nostri titoli. Droga, proiettili e documenti falsi. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato due albanesi 27enni. Troppe lucciole per strada, controlli delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno della prostituzione. Pronti per il voto, tra pochi giorni diverse città della Romagna saranno chiamate alle urne per le elezioni amministrative. Stop ai voli per Catania e Tirana e scatta il malcontento dei viaggiatori nello scalo riminese. Autogiro vagando per la Romagna, tornano i bolidi degli anni 20 per la manifestazione itinerante tra mare e collina. Addio più vicino, la permanenza di Rino Foschi al Cesena è in bilico e il dirigente bianconero dovrà fare chiarezza sul suo futuro. E partiamo allora subito con la cronaca dal territorio di Castel Bolognese e andiamo a leggere insieme una notizia dal nostro portale TR24. Si tratta di una storia contorta che ha portato un 41enne imoese a essere prima accoltellato da un albanese, poi condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi per un presunto stupro, infine assolto in appello. I fatti risalgono alla sera del 18 aprile 2012. Il 41enne si era accordato per alcune prestazioni sessuali con una prostituta romena e si stava avviando con lei nella propria abitazione a Castel Bolognese, ma secondo il racconto della lucciola, l'uomo l'avrebbe costretta a fare sesso sotto la minaccia di un coltello. Ci sarebbero stati anche alcuni problemi per il pagamento della prestazione, l'uomo non aveva a disposizione tutto il denaro pattuito. Nel momento in cui il cliente ha riaccompagnato la giovane alla stazione di servizio, un amico albanese della ragazza ha coltellato il 41enne, secondo la difesa, proprio per ottenere il saldo del pagamento. E continuiamo con la cronaca, cartucce per pistole e documenti falsi. Questo quanto trovato dagli agenti della squadra mobile di Ravenna durante la perquisizione in una officina alla quale erano già arrivati per questione di droga. Il nostro primo servizio. Due albanesi di 27 anni sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Ravenna per detenzione e spaccio di cocaina, oltre al possesso di carte di identità falsificate e cartucce per pistole di grosso calibro. Nella zona industriale di Faenza gli agenti hanno individuato uno dei 27enni mentre consegnava 6 grammi di cocaina ad un cliente 53enne faentino e gli hanno sequestrato 200 euro e 4 telefoni cellulari. Lo spacciatore era stato visto uscire poco prima da un'officina e nella perquisizione all'interno dell'edificio sono stati trovati altri 60 grammi di cocaina, una bilancina elettronica e 1.200 euro. Nel cassetto del titolare, l'altro albanese 27enne, sono state trovate 3 carte di identità falsificate. Alcuni dettagli dell'operazione sono stati poi forniti dal dirigente della squadra mobile di Ravenna. Nel corso della perquisizione, che è stata estesa poi a tutta l'officina meccanica, abbiamo rinvenuto 4 proiettili 9x21 e 3 carte di identità false. Oggi c'è l'udienza per direttissima del titolare dell'azienda, che al momento però non pare essere collegato all'episodio dello spaccio. Rispetto ai documenti che sono stati trovati, diciamo che il falso era piuttosto evidente perché presentavano tutti e 3 lo stesso numero seriale, apparentemente rilasciati dal Comune di Faenza, pur essendo intestati a 3 soggetti diversi. E continuiamo con la cronaca, ma andiamo ora nel territorio riminese dove riesplode il fenomeno prostituzione. Marciapiedi quanto mai affollati in questi giorni, però ora con una novità. Vediamo quale nel servizio. Se fino a qualche tempo fa erano relegati alle zone del Gross, in questa stagione 2016 sono tornati in grande stile anche sul lungomare. Parliamo dei transessuali che affollano i marciapiedi del lungomare sud di Rimini, città in cui riesplode acutamente il fenomeno prostituzione. Dopo le risse di qualche giorno fa, in particolare la zona di Miramare torna ad essere animata da decine di sfarzosi personaggi che a volte anche in abiti molto più che succinti cercano clienti da soddisfare.
Il ponte del 2 giugno e Rimini Wellness hanno portato nella capitale delle vacanze italiane centinaia di migliaia di turisti, ghiotta preda per i mercanti del sesso. Intanto va in vigore la nuova ordinanza comunale che prova a porre un freno al problema che, come sempre, deve fare i conti con la carenza legislativa a livello nazionale. La legge è ambigua, non vieta di prostituirsi, ma nemmeno lo consente, punendo severamente solo lo sfruttamento. Un 35enne è stato pizzicato a contrattare una prestazione con due lucciole, fermato e stato sanzionato con 500 euro. Le forze dell'ordine provano quindi a contenere il fenomeno. Nelle scorse ore un blitz dei carabinieri ha portato all'identificazione di decine di prostitute sempre nella zona sud del lungomare. E l'estate non è ancora iniziata. E dall'allarme prostituzione parliamo ora di un altro allarme lanciato in questo caso dalla SAP, il sindacato autonomo di polizia, per quanto riguarda la sezione di polizia postale di Forlì. Vediamo allora maggiori dettagli nel nostro servizio. L'allarme lanciato dal sindacato autonomo di polizia riguarda l'ufficio della polizia postale di Forlì che è a rischio chiusura. Perché? Perché degli attuali 7 componenti dell'ufficio, 2 per motivi specifici verranno a mancare alla fine dell'anno e non sono in previsione sostituzioni. Un ufficio che attualmente conta un organico di sole 7 unità, a fine dell'anno si troverà con solamente 5 persone ad affrontare l'enorme mole di lavoro che ogni anno loro portano avanti. Questa è una politica però che si sta vedendo in tutto il paese. Questa è una politica di tagli lineari partita con la spending review contrastata dai sindacati che si è trasformata in una, come dire, in una strisciante attività di asfissia di questi uffici, vengono a mancare le forze e non saranno più in grado di affrontare le loro competenze. L'importanza della polizia postale. La polizia postale tratta un'enorme qualità e quantità di reati perpetrati a mezzo della rete, il cosiddetto cybercrime, sui quali molti operatori vengono formati nelle scuole, per questo per sottolineare qual è la loro importanza, e poi però nei fatti gli uffici vengono chiusi. Noi ricordiamo che la polizia postale costituisce un unicum, cioè non esiste un corrispondente ufficio in altre forze di polizia, tant'è vero che loro sono l'unico collettore di tutte le deleghe e tutte le attività connesse al contrasto e alla lotta dei reati perpetrati a mezzo di internet. E cambiamo argomento perché domenica prossima diversi comuni della Romagna andranno alle elezioni per eleggere appunto il nuovo sindaco. Particolarmente attesi i risultati di Ravenna, di Rimini e Cesenatico. Vediamo allora il quadro della situazione nel servizio. Si avvicina la data del 5 giugno, giornata di elezioni amministrative in diverse città del nostro paese. Per quanto riguarda la Romagna c'è particolare attesa per conoscere il nome del nuovo primo cittadino a Ravenna, a Rimini e a Cesenatico, ma si voterà anche in altre città. Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena si andrà alle urne anche a Bertinoro, Gatteo e Sogliano il Rubicone, mentre nel riminese si voterà nel neonato comune di Montescudo-Montecolombo, Cattolica, Nova Feltria e Pennabilli. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 e l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 19 giugno. Per la corsa al nuovo sindaco di Ravenna i candidati sono 5. Michele De Pascale, sostenuto dalle liste PD, PRI, Insieme per Cambiare, Sinistra per Ravenna, Italia dei Valori, Ama Ravenna e Ravviva Ravenna. Massimiliano Alberghini, col sostegno di Lega Nord, Lista per Ravenna, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Michela Guerra, invece, sostenuta dalla lista Cambierà. La lista La Pigna per Maurizio Bucci e Ravenna in Comune, guidata dalla candidata Raffaella Sutter. A Rimini invece la disputa vede in campo ben 8 candidati, equamente divisi tra uomini e donne. Si ripresenta l'attuale sindaco Andrea Gnassi, sostenuto da PD, Patto Civico con Gnassi, Sinistra per Rimini, Rimini Attiva Futura con Gnassi, Italia dei Valori Centro Democratico con Gnassi. Mara Marani invece si presenta per la lista di centro-sinistra Rimini People. Sara Visentin guida invece la lista Rimini in Comune, Diritti a Sinistra. Marzio Pecci è alla guida della coalizione composta da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Uniti si vince. Marina Mascioni con il Fronte Nazionale per l'Italia e Forza Nuova si presenta con Mirko Ottaviani. Luigi Camporesi è candidato per la coalizione che raggruppa 3 liste. Luigi Camporesi sindaco, Fare Insieme per Rimini, Movimento Libero Rimini. Addolorata di Campi per la lista Il Popolo della Famiglia.
E dopo il successo dei confronti elettorali, da noi su Teleromagna è tutto pronto per la diretta non stop di domenica 5 giugno per seguire lo spoglio delle schede della tornata di elezioni amministrative. La trasmissione, condotta da Ludovico Luongo, avrà inizio alle 22.45, vedrà collegamenti con le città di Cattolica, Cesenatico, Ravenna, Rimini e Bertinoro. Tanti gli ospiti previsti sia in studio centrale che nelle varie postazioni del territorio, quindi non mancate. Cambiamo argomento e parliamo di Tecnogym, che vola in borsa. Le quotazioni del titolo al momento segnano un prezzo di 4,152 euro, in rialzo dell'1,62% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Nel corso della mattinata di ieri l'azione ha toccato addirittura i 4,17 euro, raggiungendo i massimi storici. Tecnogym è arrivata in borsa il 3 maggio di quest'anno con azioni a 3,25 euro. Nel primo mese di quotazioni le azioni hanno registrato un aumento del 28%. Già nel giorno dell'esordio in borsa avevano registrato un progresso dell'11%. E cambiamo argomento perché potrebbe arrivare presto il concordato a salvare la situazione della cooperativa ACMAR di Ravenna, ma rimane il timore per il lavoro di almeno 130 persone, tutti particolari nel nostro servizio. Da molti mesi anche il settore dell'edilizia risente della crisi generalizzata, ma per alcune situazioni iniziano ad intravedersi degli spiragli di luce. Una delle realtà che sta sperando nell'uscita dalle difficoltà è una cooperativa del settore delle costruzioni, la Ravennate ACMAR, dal momento che i creditori sembrerebbero favorevoli al piano di salvataggio, ma sarà necessario attendere altre 2 settimane per l'eventuale concordato. Non sarà però la soluzione definitiva il concordato, visto che rimane incertezza per i 260 dipendenti e sarebbero 130 gli esuberi, con una cassa integrazione che terminerà tra pochi mesi. C'è da sottolineare come la cooperativa in realtà abbia avviato impegni economicamente importanti per il 2016 e anche le previsioni sul 2017 sono buone. Probabili quindi che venga richiesta nuovamente la cassa integrazione per i lavoratori e comunque tutti gli ammortizzatori sociali possibili per poter evitare che almeno 130 persone rimangano disoccupate. Una questione dibattuta è poi quella del contratto aziendale, che inizialmente prevedeva per i lavoratori agevolazioni non presenti in tutti i contratti, come i buoni pasto o i rimborsi spese, tutti azzerati nell'ultimo periodo per poter contrastare le difficoltà, ed è una scelta che ovviamente, oltre agli stessi lavoratori, non è piaciuta ai sindacati di categoria. E parliamo ora invece di rifiuti, perché si allarga la raccolta porta a porta a Cesena, che entro la fine del mese di giugno verrà estesa ai quartieri Oltre Savio e Dismano. In vista dell'avvio del nuovo sistema, da lunedì 6 giugno nelle aree interessate entreranno in azione operatori di ERA che distribuiranno a tutti i residenti kit per il porta a porta, che comprendono tra le altre cose il bidone per l'indifferenziato e materiali informativi per una corretta raccolta differenziata e il compostaggio domestico. Tutti gli incaricati esibiranno il tesserino del riconoscimento e in ogni caso non sono autorizzati ad entrare in casa. La consegna dei materiali è gratuita e avverrà sulla porta d'ingresso per evitare qualsiasi malintesa, tutela sia degli utenti che degli operatori. E cambiamo nuovamente argomento perché c'è lo stop ai voli da Rimini per Catania e Tirana. La compagnia aerea Air Valais si è vista sospendere la licenza da ENAC. Mistero sul perché. Inevitabile il malcontento dei viaggiatori che mercoledì hanno atteso inutilmente di ripartire il servizio. Un'interruzione improvvisa dei voli si vocifera a causa del mancato pagamento di tasse aeroportuali, ma ancora non è sicuro. L'unica cosa certa è che mercoledì all'aeroporto di Rimini i diversi passeggeri che dovevano partire con Air Valais, la compagnia aerea valdostana ma con sede nel riminese, si sono visti annullare tutti i voli. Quello delle 8.50 del mattino direzione Catania non è mai partito e sono tanti coloro che hanno dovuto aspettare il primo pomeriggio per poi essere caricati su un pullman per raggiungere l'aeroporto di Roma. Inevitabile malcontento tra i viaggiatori all'interno dello scalo aeroportuale di Rimini a causa delle lunghe attese. A chiarire la situazione, o meglio, ad incrementare i dubbi e il mistero sulla posizione di Air Valais, ci ha pensato ENAC, che gli ha sospeso nelle ultime ore la licenza e quindi tutti i voli sono cancellati a tempo indeterminato. Saltano dunque i collegamenti da Rimini per Tirana e Catania e tutti quelli che hanno acquistato i biglietti da giugno in poi verranno rimborsati. E quanto si sono sentiti dire coloro che hanno chiamato il call center della compagnia aerea? Rimborsati sì, ma anche qui non si capisce quando. Sul sito compare la scritta voli sospesi per motivi tecnici. Nessuna comunicazione ufficiale da Air Riminum, l'attuale società di gestione dell'aeroporto di Rimini, mentre pare che Air Valais abbia dato notizia di uno stop dei voli fino al prossimo 30 novembre alla Saga, società che gestisce lo scalo di Pescara. Cosa sta accadendo quindi alla compagnia aerea valdostana? Di certo lo vorrebbero sapere coloro che hanno subito ore e ore di inutile attesa al Fellini di Rimini. E parliamo ora di un tema di attualità, il cyberbullismo. Ne abbiamo parlato con un'esperta, sentiamo.
Incontriamo 2.000 ragazzi ogni anno, da 20 anni. E quello che abbiamo toccato con mano è che spesso i problemi glieli causano gli adulti. La tecnologia ha reso più facile certe cose. È chiaro che il ragazzino bullo ieri oggi ha strumenti molto potenti per comportarsi in modo scorretto e sleale nei confronti del compagno di classe o dell'amico preso di mira. Però noi vediamo fra i ragazzi tanta consapevolezza, tanta attenzione, tanto desiderio di farsi delle domande e di capire. Manca molto lo scambio con gli adulti, manca la regola sensata per tutti. I ragazzi che ti dicono perché a tavola noi non dobbiamo utilizzare WhatsApp ma la mamma e il babbo invece sì. Cioè se il mangiare insieme è un momento per condividere la giornata, quello che è stato fatto e quello che si farà, la regola buona è regola buona per tutti. Quindi onestamente noi diciamo sempre cominciamo a lavorare dai genitori. A scuola un ragazzino una volta alzando la mano mi ha chiesto «Prof, io avrei una domanda, ma perché tutti i genitori sono preoccupati che il proprio figlio sia la vittima e mai nessuno si chiede se il proprio figlio è il bullo?» Io penso che a volte nel contatto diretto con loro ci accorgiamo che c'è un ruolo educativo forte che deve avere la scuola, deve avere la famiglia e deve avere il territorio, perché oggi l'educazione in media chiama in causa tutti, dalle parrocchie agli scout, alle associazioni sportive, ma ci deve essere un'attenzione degli adulti all'educazione e ai valori, perché ahimè quando vediamo che noi per primi abbiamo certi comportamenti, poi che cosa stiamo insegnando ai nostri figli? Ricette a base di ortofrutta da gustare a Rimini Wellness. MacFruit ha presentato novità per la fiera che partirà tra alcuni mesi con il proprio Fruit and Veg Fantasy Show. Se movimento e alimentazione vanno a braccetto, ecco che Rimini Wellness e MacFruit si uniscono nella presentazione di novità. Quindi dalla moltitudine di attività di fitness all'evento Fruit and Veg Fantasy Show, anteprima del MacFruit, che vede comunicare due grandi novità. La prima è la ripresa del consumo di ortofrutta con un più 3% nel primo trimestre e la seconda è l'opportunità di ampliare il capitale sociale di Cesena Fiera e di aprirlo agli stakeholder per far crescere maggiormente il MacFruit e quindi il territorio. Questo è il Tempio del Benessere, è una fiera che l'anno scorso è stata visitata da 260.000 consumatori, è un'occasione straordinaria per promuovere il consumo della frutta e la verdura, che vanno benissimo con uno stile di vita sano perché danno un contributo importante in vitamine e soprattutto in fibre e un basso contenuto calorico. I dati ci confortano perché dopo 10 anni nei quali dal 2003 al 2013 i consumi sono purtroppo calati e avevano perso 100 kg a famiglia all'anno, nell'anno 2014 e 2015 i consumi di frutta e verdura sono ripresi, hanno tornato a segnare un segno più. Oggi abbiamo di nuovo superato gli 8 milioni di tonnellate di frutta e verdura consumate in Italia e ancor più positivo abbiamo analizzato col Centro Servizi Ortofrutticoli che mi onoro di presiedere i dati del primo trimestre del 2016 e segnano un più 5%. Inizia oggi il weekend tricolore dedicato agli alpini. A Mercato Saraceno infatti si svolge fino a domenica 5 giugno il 94esimo raduno della sezione bolognese romagnola che unisce 47 gruppi di Emilia Romagna e che coincide con il 120esimo anniversario della nascita del mercatese Filippo Zappi e con l'80esimo anniversario della morte di Attilio Bagnolini. Oggi verrà allestito il campo base della protezione civile, sabato invece sarà la giornata dedicata ai bambini con le scuole di mercato che andranno a formare un grande tricolore umano. Il clou della manifestazione avverrà invece domenica con la grande sfilata per le vie del paese. Altro argomento, auto girovagando nel passato, ha preso il via l'ottava edizione dedicata alle auto museali che per 3 giorni sfileranno lungo le strade della Romagna. Vediamo. Auto girovagando nel passato. Ha preso il via l'ottava edizione dedicata alle auto museali che per 3 giorni sfileranno lungo le strade della Romagna. Un appuntamento che ha avuto come primo punto di ritrovo Piazza del Popolo di Cesena. Questa manifestazione tutti gli anni passa da Cesena perché noi, il nostro club è di Cesena, ci teniamo che queste persone che vengono con queste macchine, che sono persone che vengono da tante città d'Italia, conoscono anche la nostra regione e il nostro territorio. Una parata di vetture risalenti anche agli anni 20, ancora perfettamente funzionanti, che per 3 giorni escono dal garage per essere esposte nella vetrina migliore che ci sia, la strada.
La storia dell'automobile però è qui. Io sono un sostenitore di queste manifestazioni proprio perché, come parlavamo prima, queste macchine qui hanno bisogno di non rimanere ferme dentro a dei musei o dei locali o dei saloni. Queste devono uscire, sono macchine che io chiamo museali perché il museo lo dobbiamo far fuori. Oggi vedete, il pubblico ha in mano la macchina fotografica, fotografa, queste sono le vetture che sono storiche. Noi difatti a Cesenatico io ho preparato delle colonnine dove le macchine, una volta che avranno fatto la sfilata, saranno ferme e ogni macchina ha le caratteristiche, l'anno, cioè dare la possibilità al pubblico, deve conoscere queste macchine qui. E dopo le immagini di queste bellissime auto del passato, andiamo ora a vedere altre notizie con le nostre brevi. Emilia-Romagna, via libera al primo bando per la realizzazione della rete in fibra ottica nelle aree bianche. La nuova connessione veloce permetterà di connettersi a internet a una velocità fino a 100 MB per secondo. Cesena, una coppia di giovani sposi ha deciso di rinunciare alla lista di nozze per devolvere tutto all'Istituto Tumori della Romagna. I due freschi coniugi, campioni di generosità, hanno donato al progetto ben 19.000 euro. Riccione, rapina andata male. Sono scattate le manette per due nomadi di circa 20 anni che hanno tentato una spaccata notturna ai danni di una pizzeria. I ladri hanno tentato di fuggire con l'incasso, ma sono stati fermati poco dopo dalla polizia. Cesena, finge di essere un'altra persona per viaggiare gratis sull'autobus. Nei guai un ragazzo di 16 anni che per ben 10 volte ha fornito false generalità al controllore per evitare una multa. Ora il giovane rischia da 1 a 6 anni di galera. Spazio ora alla nostra redazione sportiva con la TG Sport. Buonasera e bentornati all'edizione serale del TG Sport. Il direttore dell'area tecnica del Cesena, Rino Foschi, pare sempre più vicino a lasciare la Romagna. Sentiamo gli ultimi sviluppi. Il rapporto d'amore tra Rino Foschi e Palermo è paragonabile a quello che lega il dirigente sportivo alla sua città, Cesena. Cosa sceglierà quindi per il prossimo futuro? Se fino a qualche settimana fa in pochi si sarebbero aspettati un addio dell'attuale direttore dell'area tecnica del Cesena, è sotto contratto infatti fino al 30 di giugno, tutto è cambiato nel giro di qualche giorno. Mercoledì infatti il patron rosanero Maurizio Zamparini ha annunciato per radio il ritorno di Foschi a Palermo. Nel giro di poco è arrivata la parziale smentita di Foschi stesso su un quotidiano siciliano a cui ha dichiarato che deciderà a inizio luglio. Ma ormai il DT bianconero sembra destinato al rientro in Sicilia. Sul piatto ci sarebbe un contratto triennale con rinnovo annuale da 700.000 euro a stagione più premi e un'ampia libertà decisionale, compresa la possibilità di scegliere chi occuperà la panchina rosanero per il prossimo campionato. Insomma, Foschi pare intenzionato a riprendere il discorso da dove lo aveva interrotto quando fu protagonista degli anni d'oro del Palermo che portarono sull'isola futuri campioni come Cavani. E il Cesena? Secondo le indiscrezioni, Foschi continuerebbe a seguire il mercato del club bianco nero, ma da lontano. Scendiamo ora in Lega Pro. Fabio Gallo sarà il prossimo allenatore del Sant'Arcangelo. Manca solo l'annuncio ufficiale, atteso ormai ore, ma l'ex centrocampista dell'Atalanta ha ormai bruciato la concorrenza di Filippo Medri e William Viali, i tecnici che erano sembrati più vicini al club gialloblu nei giorni scorsi. Gallo è reduce dall'esperienza alla guida della Primavera dello Spezia e già nella passata stagione sembrava ad un passo dalla panchina del Sant'Arcangelo, prima che la dirigenza clementina optasse per Lamberto Zauli. Rimini Wellness incanta la fiera di Rimini, con il benessere legato alla sana attività fisica, abbinata ad una corretta alimentazione. Abbiamo intercettato gli sportivi Monica Contraffatto e Marco Melandi nei padiglioni. Vediamo il servizio. Lo splendido spettacolo delle farfalle dal via all'undicesima edizione di Rimini Wellness. Taglio del naso con i campioni Marco Melandri e Monica Contraffatto. È contenta di tenere a battesimo la manifestazione? Sì, tantissimo, anche perché ero venuta tanti anni fa qua e mi è piaciuta tantissimo. Oggi sono ritornata tanti anni fa e quindi sono contentissima. Beh, avere una fiera dove anche lo spettatore può essere protagonista credo che sia un valore aggiunto e onestamente anch'io non vedo l'ora di cambiarmi e provare qualche corso. Da buon romagnolo, una manifestazione così in Romagna, è un onore essere qua.
sappiamo che fra 20 giorni insomma c'è un appuntamento importante, per te sei pronta, come va la preparazione? Tra una ventina di giorni, un po' di meno, ho gli europei, diciamo c'ho un po' d'ansia, però sono contentissima, la preparazione è come al solito, quindi sto lavorando. Con questo è tutto, ricordo che le nostre notizie sono visibili sul portale teleromagna24.it e sul canale 192 Teleromagna Sport. Grazie per l'attenzione e vi auguro buona serata. E dallo sport passiamo alla meteo con le previsioni per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La settimana che stiamo vivendo è caratterizzata dal tempo variabile. Mattinate per lo più soleggiate sono alternate a pomeriggi frequentemente instabili, quindi i rovesci si alternano ad ampie schiarite. Questa a causa di una circolazione depressionaria attiva sul centro Europa che interessa marginalmente anche il nord Italia e quindi la nostra regione. Anche nel weekend la situazione non cambierà, infatti la mattinata di sabato inizierà con frequenti schiarite con addensamenti maggiori lungo il corso del fiume Po e sull'Appennino emiliano, poi nel pomeriggio la nuvolosità cumuliforme aumenterà e provocherà rovesci sparsi che saranno possibili su tutta la nostra regione, ma le aree maggiormente interessate saranno quelle tra modenese e bolognese, poi bassa Romagna, quindi tra Cesenate e Rimini, e poi successivamente la bassa pianura del Modenese, il Piacentino e il Ferrarese. Comunque è da specificare che sarà il sole e le schiarite a prevalere nella giornata, mentre i rovesci occuperanno solo poche ore della giornata, anzi spesso pioverà solo per mezz'oretta. Quindi non annullare i propri programmi ma adattarli al tempo previsto. Le temperature minime saranno stazionarie comprese tra più 13 e più 17 gradi, mentre i valori massimi saranno miti e gradevoli e compresi tra più 21 e più 25 gradi. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E come sempre, prima di concludere, ripercorriamo insieme i titoli di questa edizione, il nostro riepilogo. Droga, proiettili e documenti falsi. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato due albanesi 27enni. Troppe lucciole per strada, controlli delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno della prostituzione. Pronti per il voto. Tra pochi giorni diverse città della Romagna saranno chiamate alle urne per le elezioni amministrative. Stop ai voli per Catania e Tirana e scatta il malcontento dei viaggiatori nello scalo riminese. Autogiro vagando per la Romagna, tornano i bolidi degli anni 20 per la manifestazione itinerante tra mare e collina. Addio più vicino, la permanenza di Rino Foschi al Cesena è in bilico e il dirigente bianconero dovrà fare chiarezza sul suo futuro. E prima di salutarvi vi ricordo la ricca programmazione dei nostri canali per questa sera per trascorrere insieme la serata, partendo dal canale 14 alle 21 Alimenta la Mente. Teleromagna News canale 74 alle 21.30, Vox Populi dedicato alle elezioni. Teleromagna Sport canale 192 alle 21 a tutta bici, infine su Teleromagna Mia canale 193 dalle 21 l'Arena del Folk. Mentre vi ricordo che per tutti gli altri appuntamenti e le notizie aggiornate potete rimanere collegati al nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter. Mentre per quanto riguarda la nostra informazione, tornerà domani alle 7:15 con la nostra rassegna stampa. Vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ringrazio. Arrivederci. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna.